Se non dovessi pensare a che lavoro fare, come mantenerti e quant'altro, ma dovessi solamente scegliere se vivere lì oppure no, rimarresti in America per il resto della tua vita? Non per il resto della mia vita, però rimarrei qui ancora per un po'. Rimarrei qui altri, probabilmente 2 o 3 anni che rimarrei. Ciao Giulia! Ciao Irene. Perché non ci parli un po' di te prima di iniziare? Io sono Giulia, sono siciliana, vengo da Piestarmerina, un paesino dell'entroterra. Sono arrivata qui in America a maggio del 2022 e quindi ormai sono 11 mesi e mi sembra assurdo che sia passato un anno e che sia passato così velocemente. Insomma, sono felice oggi di parlarvi della mia esperienza qui in America da au pair. Partiamo proprio dalla famiglia. Come hai trovato questa famiglia ospitante e come ti è venuta l'idea di lavorare come ragazza alla pari in America? Io in realtà nel 2022 stavo lavorando in Portogallo in un'azienda di marketing, però insomma avevo intenzione di fare un'esperienza nuova che mi permettesse di migliorare l'inglese, quindi ho iniziato a fare delle ricerche riguardanti appunto l'America e da lì insomma ho capito che diciamo il metodo più semplice, il modo più semplice per ottenere un visto era quello di diventare ragazza alla pari, ecco. Insomma, mi sono informata bene, ho completato l'application e niente, nel giro di 2 mesi praticamente sono partita, quindi è stato molto veloce il processo, diciamo. Quali erano le tue speranze, idee, prima di partire per l'America? Cos'è che ti aspettavi? Mi aspettavo sicuramente di dovermi poi interfacciare con una cultura completamente diversa dalla mia. Pensavo a quello che poteva essere poi lo shock culturale una volta arrivata qui ed effettivamente c'è stato. Poi la cosa, diciamo, interessante è che l'America è vastissima, quindi gli stati, appunto, gli Stati Uniti sono tutti diversi tra loro, quindi può essere più scioccante in uno stato del sud degli Stati Uniti d'America o in California, piuttosto che magari dove vivo io nello stato di New York, in cui sento molto le influenze italiane. Cioè, i primi 3 mesi e mezzo di origine sono stati molto più, diciamo, traumatici rispetto a quello che sto vivendo in questo momento nello stato di New York, perché diciamo che le relazioni tra la gente, comunque le persone, sono un po' diverse rispetto a quelle che ho conosciuto lì. Insomma, parlando appunto degli usi e costumi, ti dico che innanzitutto le relazioni tra le persone sono completamente diverse da quelle a cui siamo abituati noi, cioè in Europa comunque è più facile, diciamo, costruire dei rapporti, però qui d'altro canto è più facile creare conversazione all'inizio. Gli americani sono molto amichevoli. Quindi non è difficile andare in un bar e iniziare a parlare random con chiunque e passare poi una bella serata di fatto. Però appunto non è semplice poi mantenere questi rapporti perché la gente qui, diciamo, vive in una cultura che è molto individualista e di conseguenza, diciamo, non è semplice per loro creare dei rapporti duraturi. Magari loro hanno già le loro comitive, i loro amici della high school o del college, quindi non sono molto aperti a creare nuove amicizie. Se tu potessi tornare indietro e parlare con la te stessa di 11 mesi fa, cosa le diresti per prepararsi al meglio per questa esperienza? Direi alla Giulia del passato, cioè, preparati perché comunque sarà un'esperienza bellissima ma anche molto dura. Perché comunque si affrontano momenti di stress, momenti di tensione dovuti al fatto appunto che lavorare con i bambini non è semplice, soprattutto se i bambini sono piccoli. Io mi prendo cura di bambini molto piccoli, quindi magari direi alla Giulia del passato, magari evita di scegliere bambini così piccoli o magari semplicemente concentrati molto sulla famiglia, appunto perché io arrivando da un remesso, diciamo che all'inizio con la prima famiglia non mi sono trovata bene, quindi direi alla Giulia passato, focalizzati molto sulla famiglia, su quella che è la schedule, quelli che sono gli orari, assicurati di avere tutti i weekend off, se possibile, quindi cioè, diciamo, pretendi magari un po' di più rispetto a quello che poi di fatto hai scelto. Provi che la famiglia, sia quella precedente che magari quella di adesso, ti tratti più come una dipendente, un'amica o parte della famiglia. Vedendo appunto quelle che sono le relazioni tra gli americani o comunque, cioè, come ti dicevo prima, cioè, capendo un po' quella che è la filosofia di vita degli americani, questa è una cosa che può succedere perché è come se per loro, cioè come se il valore che loro danno comunque alle persone che non fanno parte poi del loro nucleo familiare sia un valore, diciamo, non
cioè, completamente diverso da quello che potrebbe dare una famiglia italiana o comunque una famiglia, perché, cioè, nel senso, tu stai mettendo nelle mani di una sconosciuta i tuoi figli. E spesso loro, cioè, se li lasciano anche dopo un giorno che è iniziato il programma e se ne vanno, cioè, non ne frega niente. Così come, ok, vai a fare play date con altro pair, li porti a casa di uno sconosciuto, per loro va bene, cioè, poi dipende da famiglia a famiglia, ovviamente. Qual è stata una situazione sgradevole che hai vissuto in questi 11 mesi? Beh, per esempio, nella prima famiglia in cui sono stata, cioè comunque abbiamo fatto 2 settimane di vacanze insieme, abbiamo fatto un viaggio in North Carolina e South Carolina, ho visto posti meravigliosi, tra parentesi, stupendo. Però ecco, cioè, loro, quando facevamo le videochiamate, diciamo prima ancora che partissi, mi dicevano, ah, quindi vuoi unirti a noi in questo viaggio? E io, sì, certo. È stato un viaggio in cui comunque non mi sono sentita completamente inclusa. Cioè, loro magari, cioè, cenavamo insieme, pagavano i pranzi, le cene, ma poi di fatto, cioè, loro erano per i fatti loro, cioè, loro non mi includevano in quelli che erano i loro discorsi, spesso non mi rivolgevano la parola, non mi parlavano, senza motivo, senza nessun motivo. E quindi si vedeva che comunque io ero una presenza scomoda in quel momento. Però comunque, siccome per loro era conveniente avere un au pair piuttosto che avere una nanny, perché è più costoso, allora, cioè, dovevano per forza includermi nelle loro attività, anche se di fatto non lo volevano realmente fare. Quindi diciamo che lì ho notato un po' di ipocrisia, ovviamente, cioè, perché alla fine meglio dire fin dall'inizio, guarda, cioè, comunque noi non vogliamo nessun rapporto con l'au pair stretto, cioè io non sarei andata neanche in vacanza con loro, mi sarei fatta una vacanza io da qualche parte, o comunque sarei stata meglio da un'altra parte, ecco, cioè, diciamo che è un po' di ipocrisia. E questo tipo di ipocrisia notata in questa situazione, cioè, a volte, cioè, si vede anche in altre circostanze, no? Anche magari facendo amicizie qui, che magari, cioè, di punto in bianco la gente sparisce, qui c'è il fenomeno del ghosting, cioè, sembra una stupidaggine, ma in realtà non lo è, cioè, è super comune Reale. qua. Cioè, la gente sparisce così di punto in bianco senza dirti nulla. Ritorniamo a quello che è l'aspetto dell'individualismo di questo paese, il fatto che vengo prima io, se la relazione che abbiamo, che può essere di un'amicizia o relazione di altro tipo, non fa più comodo a me, sei facilmente replicabile oppure sostituibile oppure anche solamente da buttare via, insomma. In verità è proprio una questione di cultura, di educazione, che è una cosa che qua in America non sanno che cos'è, perché l'education è diverso, l'education è andare a scuola e studiare e farsi una cultura. Ma il termine educazione non ce l'hanno, non sanno cos'è il buon senso, non sanno cos'è l'essere educati. Brava, diciamo che hai proprio centrato il punto. È così. È una società materialista, quindi partiamo da questo presupposto, cioè comunque, cioè, per loro gli oggetti non hanno nessuna importanza, loro comprano, ordinano su Amazon la qualsiasi, anche se non ne hanno poi di fatto bisogno. E quindi loro, vivendo in questa società materialista in cui qualsiasi cosa non ha una reale importanza, ma è un oggetto, cioè di fatto anche loro, e nei rapporti che hanno tra di loro, si trattano quasi come se fossero degli oggetti, cioè, secondo me, cioè, nel senso, questo è quello che vedo io. Poi ovviamente non voglio fare tutta l'erba un fascio, ci sono situazioni e situazioni, ovviamente. Però di fatto è così, e loro crescono pensando che tutto comunque sia dovuto, anche perché comunque, come dici tu, non c'è una reale educazione, cioè qui le persone lavorano dalla mattina alla sera, tutto il giorno, tutti i giorni, e quando finisce la loro giornata non hanno né tempo né voglia di mettersi a stare dietro ai figli, spiegare loro determinate cose, cercare di educarli in un certo modo, cioè a loro questo non interessa. E in primis perché anche loro non hanno vissuto questa esperienza da piccoli, cioè quindi diciamo, è un sistema che funziona in questo modo, che funziona malissimo, però alla fine funziona. Quali sono cose che, pratiche che hai trovato qui che in Italia non abbiamo e che magari ti piacerebbe portare? Tipo, a me una cosa che piace tantissimo è che se compro una cosa e questa cosa, non lo so, magari non funziona come dico io o non è quello che mi aspettavo, posso riportarla al negozio e loro mi ridanno i soldi indietro e ciao amici come prima. Ci sono diverse cose in realtà, ecco, è una cosa importantissima, qui la gente, diciamo, non critica,
l'altro perché è vestito in un certo modo, perché ha qualche chilo di troppo, cioè qui non c'è proprio, non è difficile, ecco, trovare qualcuno che non è carino nei confronti di qualcun altro perché magari è vestito in un certo modo, mentre in Italia, insomma, ci guardiamo tutti dalla testa ai piedi, magari ci si sente un po' sotto pressione, no? Qual è una cosa che non ti piace qui che speri non arrivi mai in Italia? Tipo, ti faccio un esempio. L'assicurazione sanitaria, perlomeno il sistema sanitario che hanno qua, io mi auguro con tutto il cuore che non arrivi mai in Italia. Ecco, un'altra cosa, c'è cioè il fatto che qui la gente lavora 70 ore a settimana, hanno più di un lavoro perché non riescono comunque a pagare le bollette, non riescono ad arrivare a fine del mese perché qui è tutto così caro, insomma. Cioè, quindi spero che in Italia non arrivi questo tipo di stile di vita basato, ecco, solo sul lavoro. Parliamo del costo della vita, perché tante persone che seguono il canale, secondo me, non sanno esattamente quanto può essere costoso vivere qui. Partiamo dal presupposto che lo stipendio di una ragazza da fare è molto basso, perché comunque noi viviamo con la famiglia, non dobbiamo pagare bollette, quindi diciamo che il nostro stipendio si aggira intorno agli 800 dollari al mese, cioè se una persona normale qui vivesse con 800 dollari al mese non potrebbe assolutamente fare nulla, cioè non potrebbe neanche affittare una casa, cioè una stanza, cioè neanche una casa, cioè una stanza. Fortunatamente in mezzo a una strada noi non ci rimaniamo, comunque da mangiare ci abbiamo comunque perché loro insomma fanno la spesa, quindi va bene così, però è difficile mettere da parte soldi. Noi dobbiamo pagare anche le tasse, tra l'altro, nonostante il nostro stipendio sia molto basso, quindi comunque c'è da tenere in considerazione anche questo, ed è difficile fare lo stile di vita. Diciamo, uscire ogni sera, comunque, io esco una volta a settimana, ad esempio, la sera, non di più perché altrimenti non riesco a viaggiare, insomma, devo farmi bene i conti, però davvero che qui il costo della vita è altissimo. Quali sono stati i momenti più gratificanti in questi 11 mesi? La possibilità che hai di viaggiare, perché per quanto si dica che appunto l'esperienza ragazza da pari è limitante, non lo è per quanto riguarda il viaggio, perché se qui tu lavori, comunque, lavori tantissimo. Probabilmente non ce l'hai il tempo di viaggiare, mentre facendo la ragazza alla pari, avendo comunque tutti i weekend off e non avendo altre preoccupazioni appunto relative alla casa, all'affitto, a qualsiasi altro tipo di situazione, viaggi anche con più spensieratezza perché sai che questo è uno scambio culturale, quindi comunque l'esperienza del viaggio fa parte dello scambio, quindi te lo puoi permettere, diciamo. L'inglese, ovviamente, io comunque partivo già con un livello discreto, però comunque è migliorato tanto. Se non dovessi pensare a che lavoro fare, come mantenerti e quant'altro, ma dovessi solamente scegliere se vivere lì oppure no, rimarresti in America per il resto della tua vita? Non per il resto della mia vita, però rimarrei qui ancora per un po'. Rimarrei qui altri, probabilmente 2 o 3 anni che rimarrei. Ci sono comunque delle dinamiche qui che non mi piacciono, come appunto la dinamica sanitaria e il fatto comunque che qui la gente nella maggior parte degli stati si è libera di comprare armi senza dover dichiarare nulla. Ci sono comunque degli aspetti della società che non accetterò, non potrei mai accettare. Ma poi anche perché comunque, cioè, l'Europa è spettacolare, è bellissima, quindi sento ancora di dover fare delle esperienze comunque diverse nella mia vita. Quindi sicuramente lo stile di vita europeo mi rispecchia di più per come sono fatta io, per quello che è il mio carattere. Quello che riscontro tantissimo io nel privato, quando la gente mi scrive, è questo desiderio quasi morboso di voler scappare a tutti i costi dall'Italia. L'abilità, secondo me, che ha avuto l'America in tutti questi anni è stata quella di riuscire a vendersi molto bene. Quindi la percezione che l'Europa, gli italiani hanno dell'America, di questo posto favoloso dove tutto è fantastico e meraviglioso, quando in verità tutto il mondo è pieno di bello e brutto. Come ci sono le cose belle e brutte in Italia, ci sono anche qui. È vero, verissimo quello che dici. Sì, come dici tu, appunto l'America non è tutta rose e fiori e loro sono stati abili nel vendersi in un certo modo, ma assolutamente. Bisogna aprire gli occhi comunque, bisogna aprire gli occhi. Io lo sapevo già prima di venire qua, cioè lo immaginavo, però molte persone pensano di trovare qui appunto, cioè, appunto l'America, cioè, no, nel senso no.
per capire quanto vera e veritiera è l'America, ci devi vivere. Esatto. Perché è un bellissimo specchietto per le allodole, ma quando inizi a viverci dentro dici, vabbè, insomma, cioè, sì, sì, dai, alcune cose, altre va bene così. Proprio vero, proprio vero. Ti faccio un'ultima domanda, se vuoi condividere con noi quali sono le tue prospettive per il futuro, dopo questa esperienza come ragazza alla pari, quando finirà questa esperienza e cosa farai dopo, se hai già un'idea. Allora, non lo so ancora, ho delle idee sicuramente, però preferirei tenerle per me in questo momento. Grazie mille Giulia per questa chiacchierata. Grazie a te, è stato bellissimo insomma il confronto e niente, spero che questo video possa essere utile in generale, insomma, e che tutto venga preso sempre con le pinze, perché poi ogni esperienza è sempre diversa, È unico. ricordiamocelo, quindi. Però è sicuramente un'esperienza positiva. Sono contenta di aver fatto questo video con te, Irene, davvero.